Pokémon Spada e Pokémon Scudo rappresentano un importante passo in avanti per la serie Game Freak, che approda su Switch con i primi capitoli tradizionali. Questi tuttavia prestano il fianco più che in passato ad alcune problematiche storiche, di cui vi parliamo in questa nuova recensione. Pokémon Spada e Pokémon Scudo propongono una storyline lineare e molto meno particolare rispetto agli ultimi episodi. Si tratta per certi versi di un ritorno alle origini che potrebbe però spaccare in due l'opinione dei fan mentre intraprendono la cosiddetta sfida delle palestre di Galar per diventare i campioni della regione. Anche il cast dei personaggi è un po' sottotono e in alcuni momenti della storia si perdono occasioni di caratterizzarli meglio. La presenza di ben tre rivali, per esempio, non porta grandi benefici, così come sono poco incisive le apparizioni del Team Yell, una ridicola banda di esaltati che ogni tanto ci sbarrerà il passo, ma che ha davvero poco carisma. I capi palestra sono interessanti, ma hanno pochi dialoghi dedicati e possono essere approfonditi solo attraverso i profili descritti sul retro delle card che ci regaleranno nel corso della storia. Persino le leggende che riguardano i due Pokémon in copertina, Zacian e Zamazenta, emergono solo a singhiozzi, culminando in una sequenza conclusiva che si svolge senza tanti preamboli e si conclude in maniera sbrigativa. La maggiore potenza di Switch e la possibilità di affidare la narrazione a una regia molto più dinamica avrebbe dovuto dare alla storia una marcia in più, invece i ragazzi di Game Freak hanno preferito muoversi in modo molto più cauto e la linearità della storia si riflette anche sulla progressione che scandisce il nostro viaggio attraverso Galar. Vengono a mancare motivi per infilarsi in centrali elettriche o esplorare antiche rovine abbandonate, e la struttura segue essenzialmente l'obiettivo primario di ottenere le 8 medaglie per partecipare alle finalissime e sfidare il campione di Galar per il suo titolo. Il gioco ci conduce attraverso i percorsi all'aperto in un ordine preciso, facendoci passare da una palestra all'altra, senza offrire quelle nuove abilità che in passato avevano dato all'esplorazione un vago sapore da Metroidvania. Fin dai primi minuti si possono catturare tanti Pokémon e la possibilità di accedere al box in qualunque luogo o momento garantisce un'esperienza più immediata e intuitiva. Sebbene non brillino per il level design, i vari percorsi sono strutturati in modo intelligente e diventano sempre più complessi man mano che si accumulano le ore nel salvataggio, moltiplicando gli allenatori da sfidare, i bivi e i passaggi facoltativi che sfociano su oggetti utili da raccogliere. Le palestre sono spesso rompicapi logici che qualche volta somigliano a veri e propri minigiochi. C'è da dire che questo approccio è andato a incidere ancora di più che in passato su un livello di difficoltà generalmente piuttosto basso, e non tanto per l'effettiva intelligenza dei nostri avversari, quanto più a causa di una serie di agevolazioni che solo in rari casi possono essere aggirate, come la presenza di personaggi che curano i nostri Pokémon prima di uno scontro impegnativo, o la condivisione automatica e obbligatoria dell'esperienza dopo ogni lotta. Il nuovo Pokécampeggio, poi, non serve soltanto a migliorare il nostro rapporto con i Pokémon, ma anche a guarirli in qualunque momento, cucinando il curry attraverso un banale minigame al quale è possibile accedere praticamente in ogni momento. Una delle maggiori novità di Pokémon Spada e Scudo sono le Terre Selvagge, ovvero una nuova zona open world con telecamera libera e clima variabile. Tuttavia, nonostante le ottime premesse, ci sono sembrate uno degli elementi più controversi del pacchetto. La storia ci obbliga a passare dalle terre selvagge solo un paio di volte e non abbiamo mai sentito il bisogno di sfruttarle per accumulare esperienza. Una volta completata la campagna diventano invece la fonte primaria di Pokémon di alto livello, punti esperienza e consumabili. Qui, come nei vari percorsi, i combattimenti casuali non esistono più. I Pokémon selvatici sono visibili nell'erba alta e qualche volta anche in spazi aperti, perciò è possibile scegliere il mostriciattolo con cui lottare e che magari vorremmo catturare. Camminando nell'erba alta, tuttavia, può capitare che un Pokémon nascosto ci prenda di mira. Alcuni Pokémon compaiono soltanto in questo modo, perciò chiunque voglia completare il Pokédex dovrà setacciare letteralmente ogni cespuglio di Galar. La soluzione è interessante, ma penalizza proprio le terre selvagge. Qui i Pokémon selvatici possono comparire solo a pochi passi di distanza dal giocatore, mentre il campo visivo resta deserto praticamente fino all'orizzonte. I raggi di luce che si alzano verso il cielo indicano invece le posizioni delle tane in cui è possibile affrontare i Raid Dynamax, lotte che ci vedono affrontare un singolo Pokémon Dynamaxizzato con una squadra composta da un massimo di 4 Pokémon, uno per ciascun allenatore che partecipa allo scontro. I Pokémon giganti ovviamente sono più forti del normale e possono attaccare anche più volte nello stesso turno. È importante scegliere con cura i Pokémon da schierare, giocando sui rapporti tra tipi e scegliendo a tavolino quale giocatore Dynamaxizzerà il proprio mostro. Se la lotta raggiunge il decimo turno o i Pokémon schierati svengono 4 volte in totale, si finisce fuori dalla tana e bisogna ricominciare da capo. L'idea è ingegnosa e le ricompense gustose.
Tuttavia, i raid più difficili sono praticamente impossibili da affrontare da soli, visto che l'intelligenza artificiale lascia davvero a desiderare. Potrebbero rivelarsi un contenuto molto valido da giocare o rigiocare in compagnia, ma nel corso della prova i server erano ancora offline. La Dynamaxizzazione aggiunge comunque un contributo visivo spettacolare alle lotte, specialmente quando si affrontano i capi palestra, che offrono alcuni degli scontri più avvincenti e coinvolgenti del franchise. È tuttavia difficile stabilire quanto inciderà nelle lotte in multiplayer. Possiamo comunque affermare che la sua implementazione non ha avuto impatti negativi sulle prestazioni. Il gioco mantiene sempre una buona fluidità, a prescindere dalle dimensioni e dal numero di Pokémon in campo. Ci sono diverse cose di cui non possiamo ancora parlare relative al Pokédex e alle forme Gigamax, e anche per i contenuti finali di Pokémon Spada e Scudo ci sono diverse limitazioni. Tuttavia, vogliamo avvisarvi che Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono tra i titoli della serie più poveri di extra. La possibilità di catturare praticamente ogni Pokémon nelle terre selvagge e di crescerlo più velocemente con le ricompense di alcune battaglie, insieme alla presenza di ben due ostelli in cui lasciare i Pokémon a riprodursi, ci fa pensare che il focus principale saranno il multigiocatore e la scena competitiva. Sotto questo punto di vista, grazie al super allenamento virtuale, ai nuovi strumenti e ai Pokéjob che permettono di ritoccare le statistiche individuali dei mostri attraverso missioni passive, la libertà con cui è possibile formare la propria squadra ideale rappresenta il nuovo punto di riferimento per il franchise. Sebbene non si tratti di titoli tecnologicamente all'avanguardia, Pokémon Spada e Pokémon Scudo si sono dimostrati piacevoli e ricercati nella scelta dei colori e dei dettagli. La direzione artistica è strepitosa. Le città di Galar, fortemente ispirate a quelle britanniche nei nomi e nell'aspetto, sono molto diverse tra loro e piene di piccoli particolari e tocchi di classe. I modelli poligonali dei vari personaggi sono curati, anche se talvolta un po' legnosi nelle animazioni, e i Pokémon sono i migliori che abbiamo visto prendere vita sui nostri schermi da quando Game Freak è passato al 3D. Le animazioni di alcune mosse sono estremamente spettacolari, per esempio quelle delle evoluzioni finali degli starter o dei leggendari in copertina, ma in generale si nota poca varietà per gli attacchi più comuni. Indiscutibile invece la qualità della colonna sonora, che si rifà al British Rock, alla quale ha contribuito anche il famoso Toby Fox di Undertale. Assente infine ancora una volta il doppiaggio, sia per i personaggi veri e propri, sia per i versi di tutti i Pokémon, ad eccezione ovviamente di Pikachu, Eevee e Meow. Insomma, Pokémon Spada e Pokémon Scudo nel complesso ci sono piaciuti e ci hanno divertito per una quarantina di ore. Tuttavia Game Freak ha rinunciato a troppi contenuti e in generale non c'è stato quel salto di qualità che ci si aspettava dal passaggio su Switch.